La persona oltre l'artista. Igal Perry, danzatore e coreografo internazionale, fonda a New York per i Dance Contemporary Dance Company e per i Dance Capezio Center. Buongiorno, eccoci collegati direttamente con New York con Igal Perry. Ciao Simone. Abbiamo visto Igal Perry professionista, adesso conosciamo Igal persona. Qual è il tuo colore preferito? Io penso il blu. Il blu per me è un colore profondo, un colore leggero, un colore che di picche, sì, è profondità, è essere calmo, sereno, e perciò mi piace molto. La tua parola preferita? La parola preferita mi pare like. Verso like che come piacere, come voler fare qualcosa, essere con qualcuno, like. La parola che invece non ti piace? In questi giorni usiamo like come una parola per creare verbalmente virgolette, vuol dire, e lui ha detto like really, e lei ha detto like really, e si mette virgolette, e così elimina la grammatica e rende le frasi molto molto banali per me, e quando parlano così per me è un po' un modo di parlare un po' basso, non mi piace. Che cosa alimenta la tua creatività? Io penso che la creatività venga da sola. Non c'è qualche cosa che posso fare così e si crea qualcosa. Anzi, nei momenti che non penso, non rilasso molto, venga la creatività. E anche quando ascolto la musica, sì, sempre vado nei mondi, altri mondi, sì. Che cosa ti demoralizza? La gente. Ma non tutti la gente. sai che per me crudeltà verso gli altri è terribile, oppure è narcisismo, oppure egoismo. Queste sono qualità delle persone che non capisco, non so perché la gente può essere così. Invece per me è meglio essere un po' con tolleranza, con amore, sì, questo mi demoralizza molto. Se dovessi cambiare, in quale città o in quale stato andresti a vivere? Per me Londra, perché Londra per me, e anche Parigi, Londra e Parigi sono due città che mi piacciono da morire, per motivi diversi. Londra ha questa aria di essere anziana, con cultura speciale, e Parigi è una città gay, una città molto molto dove si trova l'amore. anche Venezia, no? Igal, la tua idea di felicità terrena? Allora, mangiare bene, sì. Anche, non so, per me, per esempio, fare le cose stupide, delle volte, non troppo, non essere troppo. Guardare CNN
all'infinito, qualcosa così. Se ti dovessi reincarnare, quale animale vorresti essere? Forse un cane, perché un cane non ha questa cosa come brutalità oppure essere egotistico oppure quelle cose che ho detto prima. Il cane è diverso, is the opposite, è molto molto friendly, molto sì, ha amicizia naturale, e questo mi piace. Quale professione ti piacerebbe provare a fare diversa dalla tua? Mi piace molto fare computer programmare computer. Lo faccio adesso anche, ma non come professione. Lo faccio come sì, per piacere, e mi piace moltissimo. Un altro tipo di arte? Sì, ma per me non è solo l'arte, è anche una cosa di mente, una cosa che si deve pensare molto, inventare le cose in un modo diverso. Il significato della parola arte per i Gal? Per me arte è molto, molto, molto grande. Non si può dire una cosa piccola che si può dire arte. Per me è un modo di espressione che è più grande di noi, è più grande della parola, di un'immagine, sì. E poi l'arte è un posto per noi dove possiamo andare avanti con pensieri, anche se non sono possibili in questo momento. E poi arriviamo in un'espressione più grande di noi, più grande di noi. Ed eccoci giunti al momento, all'incontro con Sandro Avanzo. Ciao Sandro, piacere, grazie. Igor, la tua esperienza di coreografo ti ha portato in giro per il mondo. Vuoi condividere con noi un tuo ricordo, sia esso positivo oppure negativo? C'era un momento quando avevo la febbre. Ero molto giovane come ballerino. Avevo la febbre, non potevo fare la prova. Sì, sentito molto, molto male. Ma la direttrice non voleva sentire. E mi ha detto, tu sei cattivo, cattivo, cattivo e non ti piace. E le cose così. E io sono stato molto, molto... non potevo capire perché. E poi lei mi ha detto... come sai che tu hai la febbre? Allora ho provato e sì, e lei mi ha detto ma no, questo non devi fare. E era un momento molto molto giù, molto molto giù per me, per non non aver potuto spiegare in questo momento. Sì. E poi lo spettacolo era splendido. Grazie a Igal, Todà, grazie per aver parlato in italiano, un grande saluto e a presto. Grazie, piacere. Ciao.